Salve care amiche e amici, è da molti giorni che volevo trasmettere, ma mi perdo sempre giocando con il mio account Santenchan di Google Plus, dove carico un mucchio di materiale. Mi è impossibile fare il live dal cellulare, ma adesso gli episodi li registro e poi li carico. E beh, allora che dire? Un nuovo episodio di Santenchan a inizio! Ebbene sì, se andate a vedere il mio canale di YouTube, Santenchan, vedrete che non manco mai di mandare dei messaggi al nostro caro amico Marco Travaglio, il quale purtroppo, io credo per mancanza di tempo e non di disponibilità sua, e non mi ha ancora risposto. Io in quei video gli esternalizzo le mie idee su quello che sta succedendo là, da noi, in Italia. Avrei voluto fare lo scrittore sin dai 12 anni. E sempre mi ha demoralizzato che è difficile trovare un editore che ti voglia pubblicare. Beh, avrei anche voluto fare il giornalista. Mi avevano detto che se uno scriveva 10, 20, 30, 100 articoli, 700, gli davano il patentino. E io avevo iniziato a scrivere per qualche giornale, però sono discontinuo. E poi non si è fatto nulla. Ma avevano anche risposto. Ma non mi ricordo poi, ero molto giovane, non so che fine ha fatto tutto questo. Mentre vi parlo, sono le 19:50, là devono essere le 23:50, credo. Qua fa molto freddo, più di una settimana fa le temperature massime avevano sfiorato i 30 gradi, 28. Poi è ritornato il tempo inclemente che deve essere in questo periodo dell'anno, perché ci stiamo per addentrare nella primavera. Ancora manca una o due settimane. E allora adesso fanno 6 gradi. E durante il giorno hanno fatto 9, ma molto freddo, molto vento. E anche ha piovuto a intermittenza. Chissà chi mi ascolta, che starà facendo in questo momento. 23:51. Le 24. Quanti di voi, di quelli che mi seguono, staranno dormendo? O quanti di voi stanno ascoltando Spreaker prima di dormire? O quanti di voi invece si svegliano a quest'ora per andare a lavorare? E quindi io gli do il buongiorno. Mi piacerebbe che andiate a vedere i miei video in YouTube. E come sempre io vi ricordo che qualora non riusciate a trovare molti programmi radio nel mio canale di Spreaker Santenchan, per favore di andare a
a guardare nel mio canale di YouTube, Santen-chan, perché adesso sta di nuovo per succedere. Infatti voglio anche togliere la rubrica in inglese che ho messo, che ho già fatto 7 ore e mezza e c'ho un massimo di 10 ore, e allora manca poco, forse 3, 4, 5 episodi che saturo il tempo a mia disposizione. E quindi poi succede che magari posso trasmettere in live, però non rimane registrato. E quindi non vi spaventiate se non riuscite più a trovare quegli episodi che vi sono tanto piaciuti, perché li ritroverete tutti. Io, prima di cancellarli da Spreaker, li salvo in YouTube, se già il salvataggio non è stato automatico. Per quello che io volevo associare a un account di Facebook un altro canale radio, ma poi ho detto no, tanto chi mi segue mi segue solo per quello che faccio nel mio canale Spreaker Santen-chan, e poi c'ho la possibilità di salvarlo in YouTube il programma prima di cancellarlo. Se facessi un'altra radio, io non parlerei di più durante la settimana e poi magari vi confonderei. Tanto non è come YouTube, che più ti seguono più ti avvicini a che magari ti possano pagare qualcosa, perché ti seguono in molti, perché c'hai molti iscritti. Spreaker no, e se non ti abboni non puoi fare la pubblicità, che poi non so chi te la dà o se la metti tu, e quindi se non fai pubblicità non guadagni, e se non guadagni puoi registrare le ore che vuoi e avere gli iscritti che vuoi, che non cambia nulla. A proposito, io cerco sempre di iscrivermi ai canali di tutti coloro che si sono iscritti al mio, però è difficile da vedere, perché c'ho una lista le mie iscrizioni e una lista di quelli che si sono iscritti alla mia radio, ma non si può fare una verifica incrociata, quindi non posso sapere, quando entro in una radio, di chi sono iscritto io, se si è iscritto a me, anche perché io ho 5.000 iscrizioni e non mi riesco a scrivere a una persona che si è iscritta a me, perché ho superato il limite delle iscrizioni. Io mi vorrei disiscrivere da molte radio che non si sono iscritte alla mia, a molte utenze che non si sono iscritte alla mia, però ecco, non vorrei disiscrivermi da chi si è iscritto a me. Prima o poi devo fare questa verifica. Comunque vi chiedo a tutti coloro che si sono iscritti a me e che non mi trovano fra i loro iscritti, di comunicarmelo, magari attraverso il mio email di live. Bene, ascolto le novità in politica e non cambiano. Io nel 2001 ho comprato quasi un anno, per un anno, il giornale, e veniva con in allegato il Corriere della Sera, perché ho comprato il giornale perché veniva con un corso, dovevi comprare il giornale per comprare a sua volta un corso informatico, che non mi è servito a una cippa, perché intanto che collezionavo le dispense per poterle leggere insieme, facevo pratica per conto mio con il mio primo computer con microprocessore, perché sono passato dall'Amiga 500, che ho avuto più di 10 anni prima, al Pentium terzo. E allora già avevo abbastanza pratica, e in pratica è stato molto intuitivo usare Windows 98 seconda edizione. È stato quasi come un miglioramento della grafica dell'Amiga 500, e quindi non, per me il desktop non è stato un mistero, e quindi è stato
spendere soldi per niente e comprare quel giornale per avere le dispense di informatica, perché ti insegnavano il minimo. Lo hanno pubblicizzato come se fosse sapienza occulta, e invece no. Allora mi veniva il Messaggero e lo dovevo comprare. E vabbè, non l'ho letto. Non l'ho mai letto, ma l'ho conservato. Bisogna sempre conservare tutto quello che si compra, mai buttarlo. E adesso nel 2013, dopo 12 anni, ogni tanto vado a leggere un articolo. Per esempio, ci sono articoli di Cossiga addirittura. E molte cose che si dicono lì sono interessanti, non perché siano interessanti di per sé, ma perché sono tali e quali le cose che dicono i telegiornali adesso. Quindi, tutto si ripete. E si vede che gli italiani non studiano il giornale, perché dicono che se non studi la storia si ripete. Minacce destituenti, delegittimazione dei giudici, persecuzioni dei giudici, le toghe rosse. Berlusconi al centro del giornale, del Corriere della Sera, come lo è oggigiorno. Per gli stessi motivi è sempre al centro dell'attenzione, invece di essere uscito dalla politica, almeno adesso che lo hanno processato in sede definitiva, ma non riescono ad applicare la condanna. Allora ragionate, a quanti di noi non riuscirebbero a applicare la metà o la decima parte di quella sentenza se fosse trovato colpevole? A quanti? Non dico gli darebbero la grazia, perché ancora Berlusconi la deve chiedere la grazia, o magari la farà chiedere a qualcuno, parenti, amici. Noi, anche se la chiedessimo la grazia, staremmo già al fresco e magari ci darebbero il diritto di chiederla dopo un anno di incarcerazione, sempre che non ci diano gli arresti domiciliari, e allora magari non ci darebbero mai la grazia, quindi ci faremmo 5 anni reclusi nella nostra casa, che magari è un monolocale in una squallida periferia, non un palazzo nel centro. Lui? Ancora non sono riusciti a applicare la sentenza, perché devono decidere come applicare la sentenza, cioè che condanna dargli, anche se è stato riconosciuto colpevole. Cioè, già il riconoscimento della colpevolezza è oggetto di sentenza, no? Invece nel suo caso no. È un mistero. Come può essere così? Boh. Però, evidentemente, lo è. E quando tutto funziona al contrario, io questo l'ho manifestato al nostro caro amico e prestigioso giornalista che seguo dagli anni 90, quando stava con Santoro, Marco Travaglio. Adesso non lo seguo più tanto, cioè lo seguo in internet, ma quello che succede è che anche se io ho per la terza volta internet, febbraio 2013, è che una cosa è appiccicarsi a vedere la televisione e rassegnarsi a stare 1 o 2 ore a seguire un programma che magari è interessante. Io aspettavo sempre di ascoltare Marco leggere le sue lettere al Fulmicotone. Ma un'altra cosa è stare per andare a dormire a letto col cellulare wifi e vedere programmi che durano 2 o 3 ore, come le conferenze che dà Travaglio. Allora magari, non so, perché c'è questa cosa che internet è infinita e quindi di materiale di Travaglio trovi tonnellate,
ti dà questa sensazione che stare un'ora di tempo è troppo largo, 2, 3 ore a guardare un video. Cioè, non è come un libro che gli metti il segnalibro all'indomani. E quindi, non so, ti toglie la voglia di... Uno vede video di 15, 20, 30 minuti e 3 ore già, 2 ore e 50, già una cosa... Comunque prima o poi mi devo decidere, perché ha fatto molti seminari e conferenze interessanti. Poi conoscendo le sue capacità, sono per forza interessanti. Materiale da collezione. Io vorrei fare il giornalista, non disdegnerei di averlo come direttore, non so quali sono i suoi progetti editoriali comunque, dovrei consultarmi con lui. Comunque, per quanto mi riguarda, sto cercando di crescere in questa stazione radio. Io avrei sempre voluto essere anche locutore radio e non mi sarei mai immaginato di poter avere una stazione radio. Avevo conosciuto in Miami una persona di origine italiana che c'aveva un baracchino di marconista collegato a un'antenna perché c'aveva il patentino, c'aveva anche dei diplomi al muro, ma anche collegato a un computer e non so come facesse a trasmettere attraverso il computer, c'aveva tutti i baracchini di marconista con le valvole, eccetera. Però adesso questo è un po' come avere una centrale radio. E poi è interessante perché non ho obbligazione di trasmettere chissà che cosa. Ho anche licenza di annoiare, spero di no. È notte fonda, qui sono già le 20:05. E là sono le 24:05. Chissà che cosa state facendo. Bene, intanto faccio anche pratica di suoni. Non c'ho con me un ingegnere del suono. Sono disoccupato. Devo essere direttore, locutore, giornalista, tutto io. Però faccio del mio meglio. E poi è incredibile, ma ho ricevuto tanti complimenti che realmente non posso quasi credere che abbia del talento per fare radio. E purtroppo il nuovo disegno di Spreaker nel computer non mi lascia vedere lo storiale, diciamo, come dire, la cronologia di quello che faccio, e poi bisogna scegliere. Io preferisco radio, adesso scelgo Radio Station. Avevo messo Podcaster, però meglio Radio Station, più figo. Vediamo un po' che succede quando scelgo di essere un Radio Station. Magari cambia la forma di ordinare. Vediamo un po' i capitoli.
No, non succede praticamente nulla. La grafica è rimasta lo stesso, anche se ho scelto stazione radio, però è così. Diciamo che sto facendo questi esperimenti, non c'è più una linea di tempo che dica tutto quello che è successo nel canale, purtroppo. Il profilo è rimasto vuoto. Ecco, io vorrei dire che farebbero meglio a riportare Spreaker come era prima nella grafica, perché si poteva benissimo vedere quello che uno faceva e tutto. Adesso hanno tolto quella possibilità di vedere chi ti segue, chi non ti segue. Però vabbè, bisogna adattarsi. È così. Io vorrei sapere le cose come vanno, soprattutto a Roma, ma anche in Italia. E poi con la nuova grafica di Spreaker. Io non so se voi mi postate dei commenti, non riesco a trovarli. Quindi, per favore, se volete mandatemi dei messaggi nel mio email e anche nel mio Facebook, contattatemi in Twitter, perché io non ho idea di come leggere tutta la posta che mi viene in Spreaker. Mancano 7 minuti con 16 secondi. E per oggi sto strizzando già le mie neurone. Poi magari dovrò andare a cenare. E quindi fra poco ci dovremo salutare. Mi raccomando, state bene. Io come sempre arrangio. Comunque per chiudere, mi raccomando, non mancate di visitare il mio canale di YouTube. È lì dove, mi concentro e mi sforzo di più per manifestare la mia creatività. Spero che le cose che registro vi possano piacere e se no, sarebbe un peccato. Però però mi raccomando, stavo leggendo adesso, però in inglese, le istruzioni di come parlare meglio al microfono.